Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Dal padiglione 3, secondo giorno di interviste, di incontri, perché siamo al Comics, il Christmas Comics, e incontriamo l'editore di SBAM, Antonio Marangi. Benvenuto su GRP. Ciao, buongiorno a tutti. Come va questa fiera? Ci stiamo divertendo un sacco, siamo un po' storditi perché dopo un giorno e mezzo in fiera si è sempre un po' fulminati, però è un gran bell'ambiente, per cui siamo contenti. Ecco, che realtà è SBAM? Allora, noi siamo una casa editrice nata una decina d'anni fa con una rivista digitale. Poi, siccome da cosa nasce cosa e tramite la rivista abbiamo conosciuto un sacco di bellissima gente, quasi come quella della fiera qua di Torino. Quasi, teniamo a specificarlo. Assolutamente. Ecco, abbiamo cominciato a uscire anche in libreria. Siamo specializzati in fumetto umoristico. Ecco, e infatti i nomi che poi andremo a conoscere nel corso del pomeriggio lo dimostrano, anche perché ci sono collaborazioni, faccio dei nomi, Lercio, per dirne uno, vero? Lercio più che altro gli abbiamo rubato un autore, esatto, che è il grande Augusto Rasori, per cui solo per una volta l'abbiamo fatto traslocare dal famosissimo sito, ma poi è tornato all'ovile, devo dire, per cui... Quindi si ride, insomma, si sorride, c'è satira, ecco. Sì, allora noi facciamo sia strisce umoristiche, le classiche strisce alla Charlie Brown e Mafalda, per carità, Charlie Brown e Mafalda sono lì nell'Empireo. Subito sotto ci sono le strisce che pubblichiamo noi di SBAM, tra cui quelle scritte da Augusto, di Lercio. Poi facciamo graphic novel umoristici, grotteschi, facciamo storie brevi, sempre comunque con quel tono umoristico, sia perché piace a noi il fumetto umoristico, e poi perché bene o male almeno ci ridiamo un po' addosso. Com'è? È facile in questo momento storico fare dell'ironia? Nell'epoca del politically correct? Ma guarda, noi l'anno scorso siamo usciti subito dopo la pandemia con un volume che parla di Covid, ai noi. Qualcuno era perplesso, dice ma come il Covid, adesso la gente è stufa, non ne vuole sentire parlare. Però adesso se posso usare una parola così, crediamo anche nella funzione catartica, insomma, se ci ridiamo un po' addosso siamo tutti alleggeriamo e la risata salverà il mondo, speriamo non ci seppellisca, come dicevo. Esatto. Grazie allora di SBAM editore Antonio Marangi per essere grazie stato qui voi, con noi. Grazie a voi, gentilissimi. GRP.